Oh ragazzi, eccoci di nuovo qui e oggi farò una bella gara box opening. La gara la farò con questo video qui. Ragazzi, come vedete è Lucky Noob Brawl Stars Box Opening. Questo noob sarebbe il nabbo, quindi è il principiante fortunato Box Opening Brawl Stars. Quasi 600.000 visualizzazioni e questa qui è la miniatura. C'è qualcosa di indefinito, non penso sia un brawler, penso sia solo una macchia qui, piccolina piccolina. Questo che è Squeak, che però non si può neanche sbloccare dal cammino dei trofei, quindi è abbastanza strano. E poi dice item rimasti 8. Però ragazzi, io sono super curioso di capire cosa c'è qui. Che cavolo di brawler è mai questo? Non riesco a capirlo ragazzi. Scrivete nei commenti secondo voi che brawler è questo qui che si vede qui, perché io davvero non lo capisco. Ma l'unico modo per capirlo è vedere il video, e la battaglia sarà per vedere se sarò più fortunato io nelle box che aprirò, oppure effettivamente questo box opening sarà più fortunato di me. Ragazzi, è già successo diverse volte che ho visto questi box opening super mega cliccati da un sacco di persone e poi alla fine si sono rivelati più fuffa rispetto a quello che faccio io di solito. Di conseguenza vediamo, e poi mi aprirò qualche boxettina per vedere se io sono più fortunato rispetto ai box opening più visti in giro per il mondo. Ok ragazzi, perché comunque sono un utente come voi e questo è un video che volevo vedere, quindi vediamocelo assieme. Allora, c'è scritto item rimasti 8 e tipo c'era Squeak e una macchia che non si capisce che cos'è. Quindi ora sono super mega iper curioso di vedere questo video. Allora, 46 brawler significa che è leggerissimamente vecchio. Infatti la season dovrebbe essere la season precedente, ma non è un problema perché qui stiamo vedendo i box opening più visti in assoluto. Quindi vediamo ragazzi, ci potrebbe stupire. All'inizio ho visto che tipo ho trovato sicuramente un doppio skip e credo un brawler mitico, quindi potrebbe effettivamente esserci un piccolo problema. Non penso di esserne in grado oggi, però vediamo ragazzi. Ogni volta questi box opening riescono sempre un pochettino a stupirci. Quello che voglio sapere e siete già al mare oppure ancora no? E anzi, grosso in bocca al lupo a quelli che hanno gli esami di terza media o quinto superiore o esami universitari, che ne so io ragazzi, con quanti anni potete avere. Anzi, quanti anni avete? Scrivete nei commenti, almeno così so se passate per fare l'esame di terza media, quinto superiore o esame addirittura universitario o l'esame, che ne so, per prendervi la pensione. Ma magari c'è qualcuno che ha abbastanza anni da fare l'esame per prendere la pensione. Non si fa un esame, basta essere vecchi per prendere la pensione, credo. Ok, cioè. Oh, 69 di oro e uno skip, che però è un'abilità stellare. La star power molto forte di Penny, che utilizzo molto spesso. Allora, vediamo. Casatina gratis, ancora nulla. Ed è Brawl Pass questa volta, sia gratis che anche a pagamento. Infatti l'ha sbloccato avanti a noi. Ok, skip e tiro luminoso, altra abilità stellare. Comunque è un box opening con un account che ha già 40 brawler su 46. Quindi bro, cioè se trovi 8 skip è davvero tantissima roba. Vediamo ragazzi. Secondo, oh è vero, doppio skip luminoso ragazzi. Attenzione. Ah, però ci sono ancora i gadget e l'abilità stellare. Doppio gadget, ma così non vale, non è il brawler. Allora ragazzi, fin qui allora forse potrei farcela anche io, perché cioè a trovare gadget non ci vuole tantissimo, insomma, cioè dai, c'è tipo il 2% di possibilità per ogni cassa di trovare il gadget, e di solito l'1% di trovare un'abilità stellare. Cioè te ne mancano tipo 40, è tantissima, ma anche più alta la probabilità, quindi ci sta tantissimo. Ok, secondo voi ragazzi, gli mancano 6 brawler, troverà almeno qualcuno di questi 6 brawler oppure troverà 0 brawler? E soprattutto, secondo voi trovare un gadget è più o meno raro di trovare per esempio un brawler super raro? Cioè è più raro il brawler super raro o è più sì, stavo dicendo wow, però no, perché era la soglia 30. Oppure è più raro un gadget? Non lo so ragazzi. E poi stesso discorso lo possiamo dire anche con l'abilità stellare. L'abilità stellare ci vuole più fortuna per l'abilità stellare o per un brawler super raro? Forse per l'abilità stellare, cioè mi è capitato
pensando di dover spacchettare tipo 13 mega box solamente per un'abilità stellare. Ma comunque, di che nazionalità sono questi tizi che spacchettano? Oddio, forse brawler no, sempre gadget. Ma quanti gadget ti mancavano, fra? Cioè, non spacchetti un gadget da 20 anni, tutti ora li stai trovando. Comunque siamo già a quanto? 4 skip luminosi. Però sono solamente gadget e abilità stellare, però sempre 4 skip luminosi sono, insomma. Non male, direi. Prima di andare avanti, direi di aprirmi una boxettina. E guardate qui, ho ancora quelle gratis da aprirmi. Quindi vado con cassettina enorme, ragazzi. Doppio skip non luminoso. Vado a prendermi la doppia gettoni. Vado a prendere i punti energia. L'altra doppia gettoni. E vado con la mega cassa gratuita, ragazzi. Vediamo se troviamo qualcosa. 5 skippettini bruttissimi. Non luminoso, attenzione. Ma io ci credo ancora e vado a prendermi il mini pacchetto con una mega cassa, 10 gemme e 100 di oro. Vediamo questa mega cassa se ci regalerà delle sorprese. 3, 2, 1, lasciate un bel like per darmi la forza. Attenzione, sempre 5 skip. Dovevo mettermi il cappello del King probabilmente, ragazzi. Attenzione, niente da fare, nessuno skip luminoso. Proviamo adesso una cassettina enorme però con il cappellino del King indossato. Qui potrebbe davvero cambiare la situazione, ragazzi. 3 skip, 50 di oro. Niente skippettino luminoso. Andiamo con un'altra cassa enorme. In questa maniera, ragazzi, ci rimangono esattamente 160 gemme per 2 mega casse che ci apriremo dopo. Vediamo se riuscirò a trovare un brawler. Continuiamo questo box opening. Doppio skip, di cui uno luminoso, e quindi un'altra star power. Beh, ragazzi, cioè, direi di sì, però non mi sembra tanto nabbo. Alla fine ha 23.000 coppe. Il video si chiama La fortuna del nabbo. Ma cavolo, 23.000 coppe non è un nabbo. Voi, ragazzi, quante coppe avete? Wow! Trova il mitico, attenzione! Il settimo mitico su 7 mitici disponibili. Beh, nabbo per nabbo, anche con 40 brawler, 23.000 coppe non sono affatto poche. Quindi non è propriamente un nabbo questo tizio. Anzi, è un po' al contrario. Vediamo cosa trova un altro gadget, ragazzi. Attenzione, cioè, comunque ha trovato davvero tantissimi gadget. È assurdo. Quindi io devo almeno trovare qualcosa, ragazzi. Se non trovo io qualcosa nel box opening, non posso dirmi realmente il King agli spacchettamenti. Quindi adesso che finisce lui, toccherà a me. Vi farò vedere che trovo qualcosa per forza. Mi impegno contro me stesso, manco quando vado a fare la cacca. Sarò così tanto impegnato in questa impresa e troverò qualsiasi cosa. Wow, pure un altro cromatico, l'ultimo cromatico che gli serviva. Beh, ragazzi, direi che comunque, cioè, ancora non ho capito la piccola miniatura blu di chi era, che cos'era, è assurdo. Quindi ha trovato finora 2 brawler nuovi, un mitico e un cromatico Lu, che dovrebbe avere la rarità epica ormai, mi sembra, non lo so, credo. Ha trovato un altro gadget e si continua, più non posso. Quanti gadget ha trovato, ragazzi? Qualcuno per piacere scriva nei commenti quanti gadget ha trovato dall'inizio del video questo tizio. Davvero molto fortunato, eh. Forse il fatto che io ho indossato il cappello del King lo ha aiutato a trovare roba nelle boxettine. Ma adesso lasciate perdere questi nabbettini dello spacchettamento, perché ci pensa il vostro Mushix ad emozionarvi. Ho deciso che andrò a prendermi le prime 10 soglie del Brawl Pass, ragazzi. In questa maniera ho anche più casse da potermi aprire. Guardate, le 2 mega casse di prima più tante altre mega casse. Quindi apriamoci subitissimo e vediamo cosa riusciamo a trovare. Il nostro obiettivo è almeno un brawler, per dimostrare che, insomma, noi non siamo meno di questi tizi. Ok, quindi vediamo un pochettino. Di nuovo 3 skippettini, nessuno luminoso. 100 di oro però sempre comodo. Altra cassettina brawl, attenzione, doppio skip, ma niente di che. Andiamo adesso con le casse enormi, ragazzi. Dai, ma è possibile? Allora, qua esce un leggendario, ragazzi. Qua esce un leggendario, perché non mi sta dando nulla. Quindi si sta caricando Brawl Stars ed è assurdo che non mi dia ancora nulla. Mancano 2 mega casse. Poi c'ho ancora altre gemme, credo, non lo so, non l'ho manco vista. 90 gemme, quindi abbiamo 3 mega casse da poterci aprire, ragazzi. Card surfista, quindi comunque facciamo capire al gioco che noi la roba la vogliamo. 3, 2, 1, mega cassa. Vai con 6 skip. Sì, ve l'ho detto, ragazzi. Dovevamo sbloccare la situazione facendo capire a Brawl Stars che noi volevamo roba da spacchettare. Skippetti luminoso, il King è qui con un mitico. Ragazzi, qua questa scritta, cioè, non è che
è per tutti. Non è per tutti, ragazzi. Ve l'ho detto che si stava caricando Brawl Stars per darci grandi sorprese. Infatti è un mega mitico. E mi vado anche a spendere le ultime 80 gemmettine qui nello shop. Anzi, sono 90, quindi sono tre casse enormi, ragazzi. Me le brucio iper veloci, velocissime. Ok, boom, boom, boom. L'ultima, attenzione. Niente, niente da fare. Solo un brawler mitico, ma ragazzi, è pur sempre un bel brawler mitico. Questa volta devo per forza dire che ha vinto lui. Ottimo video, tanta roba che ha trovato, un sacco di gadget. Anzi, quanti ne ha trovati, scrivetelo nei commenti. E soprattutto lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanella. Ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao!